Siamo davanti alla chiesa di Toscolano, San Pietro e Paolo, ove è custodito il prezioso organo Damiani Tonoli, restaurato quest'anno. È stato un lavoro lungo, di 3 anni, anche la situazione ambientale non è stata facile, ma il lavoro con il concorso dell'amministrazione comunale, tanti privati, la CEI, eccetera, siamo riusciti ad affrontare questa non indifferente spesa. L'organo è di grandissima valenza artistica visibile, perché ci sono anche le ante laterali del Celesti. Questo organo è immerso nel presbiterio dipinto del Celesti e le sonorità veramente straordinarie di questo organo giustamente famoso. Noi tante volte diciamo è l'organo di Toscolano. L'organo di Toscolano è il più grande organo ad una tastiera di tutto il lago di Garda. Perciò vanto sia per la grandezza ma anche per la qualità. Ecco, siamo nel cuore dell'organo, la tastiera con tutti i registri, le varie voci e la pedaliera. Questo è un organo di grande pregio artistico, non solo per la sonorità, ma anche per i materiali che sono stati impiegati. Noi vediamo la facciata tutta di stagno al 98%, più tutte le canne lignee. A proposito di canne, vale la pena capire, per sommi capi, intendiamoci, la canna più lunga è questa nota, il Do di questo contrabbasso, che è lunga 4 metri e 60. E andiamo alle note più piccole dell'ottavino, quasi inudibili, che sono di pochissimi centimetri e dal diametro di una sigaretta. Questo fa capire che gamma ha l'organo di possibilità di suoni. E vediamo le canne metalliche,
canne lignee e le canne ad ancia, trombe, clarinetto, corno inglese, eccetera. C'è una varietà veramente timbrica. Ovviamente voi vedete la complessità meccanica, perché l'organo è completamente meccanico, tastiere e registri. Non è un organo a trasmissione elettronica o riprodotta, eccetera. Qui l'organo è il principio, che l'organo è uno strumento a fiato, nel senso che viene pompata dall'aria attraverso i mantici, da un motore viene aspirata, immessa attraverso complicati meccanismi nelle canne. Sono procedimenti molto delicati perché devono dare stabilità al suono e ogni singola canna, ogni singolo registro deve essere perfettamente messo ad arte. La ditta Galli e Pian ha fatto un lunghissimo lavoro, che è il lavoro del ricompimento di tutte le canne, molte erano schiacciate, eccetera, eccetera, e il risultato comunque lo vedete qua, perché è veramente uno strumento splendido, ma reso splendido anche dalla bellezza del restauro. E non dimentichiamo la posizione di questo strumento nell'abside, dove ci circondati dai quadri del Celesti, che contribuiscono non poco alla bellissima acustica di questa grande chiesa.